Ragazzuoli di YouTube, bentornati con gli spacchettamente. Mi scuso, ho detto spacchettamente, con gli spacchettamenti. Mi scuso se purtroppo non ho pubblicato su YouTube lo spacchettamento dello scorso set che era Segreto Fiabesco, ma oggi mi faccio perdonare con un nuovo box intero in italiano della nuova espansione Corona Astrale. Obiettivi, le illustration rare, in particolare quelle di Squirtle e Bulbasaur, ma ce ne sono moltissime altre belle e spero che gradiate la nuova qualità. Ho cercato di rendere tutto un pochino più bellino e niente, vediamo un po' se saremo fortunati. Sigla. Mi fa super piacere essere tornata a spacchettare con voi, anche perché ho già avuto modo di dirlo nelle ultime live, non ero sicura di voler spacchettare questo set. Non perché sia un brutto set, ma perché gli ultimi set, sebbene carini, non mi hanno mai dato quello che mi ha dato, per esempio, 151 un anno fa o Destino di Paldea a gennaio, che sono stati i miei due set preferiti in assoluto di quest'anno. Però alla fine mi sono convinta perché è forse uno dei set con le illustration rare più belle che hanno fatto e poi è un set che ha davvero parecchie carte che non solo mi interessano ma che valgono anche discreti soldini. In primis lo Squirtle e il Bulbasaur illustrazione, che a me piacerebbe avere perché io ho già il Charmander che si trovava nelle TB di... si chiamava... Odissea infuocata, Ossidiana infuocata, Odissea, de che? E mi piacerebbe avere il trio, solo che quelle due carte lì, essendo due starter di prima generazione, costano 20 euro l'una. E quindi ho detto, vabbè, prima di andare a cercare le singole, vediamo se in un boxettino magari si riesce ad avere fortuna. Poi ci sono molte altre art rare che mi piacciono, Gulpin, Meditite, queste sono molto belline. È bellina anche quella di Zeraora, è bellina... Ce n'era un'altra che mi piaceva, quella di Ledian anche mi piace, è un bel set. Il boxettino si presenta così con Terrapagos davanti, questo Pokémon mi fa impazzire perché uno dei miei migliori amici, che si chiama Francesco, come soprannome noi lo chiamiamo Pagos e quindi è letteralmente come pullare uno dei miei migliori amici, infatti spero di pullare uno dei miei migliori amici. Tra l'altro è anche venuto in live qualche volta, qui abbiamo il Galvantula con la corona di Maria Antonietta. Non sopporto le teracristallizzazioni, ragazzi. Lapras con la corona di Sissi. E qui abbiamo Cristiano Ronaldo con la Coppa dei Campioni che è diventata una corona. Vabbè, vabbè, apriamo il boxettino. Ma quanto è bello! Adoro i colori. Abbiamo Fletchinder. Questo dai, questo è già più carino. È più carino del Talonflame, è meno pongoso. Dai, illustration rare. Finneon. Esiste, Finneon. Tauros, arrabbiatissimo. Fido, ho ordinato la sua illustration rare in giapponese, lui che guarda nella vetrina di dolciumi, era troppo carino. Drifblim, no, non so se erano dolciumi, forse era una panetteria o un negozio normale, non lo so. Drifblim, la Bakayapa, quanto sono brutte queste carte, potrebbero mettere, fare un disegno, fare una storia, tipo un tizio che le raccoglie, non lo so, e invece no. Reshiram che è uncommon, cioè tu trovi gli uncommon, i Reshiram uncommon, così. Poi Flittle Reverse, o Flittle è un Pokémon che a molti non piace, a me piace un sacco invece. Oh, prima Art Rare, ragazzi, partiamo subito forte, partiamo subito forte. 146 su 142, non riesco a capire chi è. Respinge gli attacchi con un potente scoppio. Vediamo un po' chi è. Oh, Tartonator! Mio zio che guarda l'arrivo dell'autunno. Carina questa. Questa è Puccina. Mi piace il fatto che sembra proprio che si stia... Siamo noi alla fine dell'estate, ragazzi. Carino, carino, carino. Mi fa troppo ridere. E sotto abbiamo una holo che è Noctowl. Lui ha la versione illustration rare nelle TB. Dai, bellina. Non è una di quelle da soldi, però è molto bellina, la accetto volentieri. Duraludon. Ancora Purugly. Gli gratterei quel panzotto. Tirtuga. Meltan. Questo Pokémon è un errore. Cioè, io non capisco che senso abbia Meltan. Lapras, mi sa che è una Terra Crystal perché vedo molto sbrillocco. Lapras. Mien Shao,
se ne va veloce come il vento. Salazzle di Pokémon che ti frega. Phalanx. Oh, questo lo dedico a Nekusuke, che so che a lui piacciono un sacco i Phalanx. Nekusuke, lo dico per chi magari mi vedrà su YouTube, è uno dei miei moderatori sul sito Viola, su Twitch, e lui è un appassionato di Phalanx. Quando sono stata in Giappone ho cercato qualcosa di Phalanx, ma non l'ho trovato nei Pokémon Center, spero che si aggiornino. Poi abbiamo Frogadier e poi abbiamo... Ma che schifo! Il Pokémon Minecraft, Garganacli X, lo odio. Cioè la prima forma che è una saliera, il fungo di Mario saliera. Brutto Garganacle, ma che brutta ex. Cioè in un set dove puoi trovare delle ex molto più carine, puoi trovare Terrapagos, io trovo Garganacle. Brutto, brutta pull. No, vedo il rosa. Vedo il rosa, raga, lo vedete? Lo vedete anche voi, rosa? Mortacci de Pippo. Odio vedere rosa. Rotom Taglio. Scorbunny. Fossil Tappo. Io il tappo lo metterei in bocca a chiunque ha pensato di mettere le Ace Spec. Pancham. Questo Girace è bellissimo. Questo Girace mi piace un sacco come illustrazione. Guardate che carino. Tromba di vetro. Non fatemi fare delle battute su dove metterei questa tromba di vetro. Lumineon. Bomba Deluxe. Non fatemi fare delle battute su dove metterei questa bomba Deluxe. Ma come fai a... Cioè, queste rubano lo slot alla Art Rare. Ma queste rubano... Ma tu non puoi mettere una bomba di sterco di scarabeo al posto di un Art Rare. Le odio. Io le odio. Tirtuga e... Furia Tonante, molto bella questa. Io non amo Furia Tonante, cioè amo la Valle Incantata, ma qui siamo andati un po' oltre. Ancora pacchetto di Galvantula. Ho salvato tutti i pacchetti, quindi adesso li cia, distruggiamo. Cia, li distruggiamo. Io li apro così i pacchetti, li apro da sopra, poi li, vedete, li scarto dolcemente dal retro. E si va. Dai, Squirtle o Bulbasaur. Dai, che mi costano troppo, non li voglio comprare. Energia Psico. Allora. Abbiamo Nimble, il Pokémon graffettatrice. Mi ricorda quando lavoravo a scuola sto Pokémon, usavo solo la graffetta. Questo Slowpoke è il mio spirito guida. Guardate la faccia. È completamente andato, ragazzi. Lo amo. È la gioia, è la gioia totale. Froakie, non il miglior Froakie che abbiano mai fatto, devo dire, un po' anonimo. Questo Ladybug carino, ci sta. Veluza, non capisco perché abbia il tipo dietro e la carta sia messa che sembra che sia tipo il pipo del tipo. Scusate, ma lo devo dire, perché la prima volta che ho visto questa carta ho detto, ma cos'è sta roba? Cioè, non capisco come è stato impaginata questa... Non capisco come è stato impaginato questo Pokémon, però va bene. Revavroom. Perché continuano a fare carte di sto robo? Perché questo robo ha una lingua? Non capisco. Rea. Lei ha un Illustration Rare che costa parecchi vaini. Al momento sta sui 70-80 euro su Card Market. Poi Rotom e Taglio. Girachi Reverse. Super cute. Oh! 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 È una full art, ragazzi. Mi sa che è un trainer. Ma chi? Ma cos'è sta roba? Ma dai! Ma è questo tizio! È il tizio che flexa il pipo! Ma perché devo trovare il tizio che flexa il pipo? Rhydon? Morgrem? Sto maledetto! Sempre lo Slowking che solleva i ramettini. Questo Celebi è stranissimo. Cioè, mi piace l'art, ma lo trovo strano, quasi criptico, quasi creepy. C'è qualcosa un po' di creepino qua. Buffalant Holo Reverse, Electabuzz e... uno? Venusauri X! Non sapevo nemmeno che ci fosse Venusaur, dai! Ditemi che è un segno che prendo Bulbasaur. Non voglio vedere del rosa. Non voglio vedere del rosa. Phalanx, ma come sono allegri i Phalanx, mi ricordano i sette nani, la carta migliore del set. Fi
Fido, il cane è pagnottina. Purtroppo c'è la sua evoluzione che ha una super art rare in questo set. Non è che sia proprio una di quelle super art rare che tutti vorrebbero pullare, con tutto il rispetto, cagnetto, ma... Charkade. La Bakayapa. Dove sono le art rare? Reshiram, mi dai una bella art rare? Mamma mia, Swalot. Atomos di Final Fantasy 9. Letteralmente Atomos di Final Fantasy 9. Che è uno dei miei videogiochi del cuore. Pancham Reverse. Raga! Raga! Art rare. 148 su 142. Lo Squirtle! Lo Squirtle! Lo Squirtle! Grazie, Squirtle. Allora, a parte che questa carta... Raga, sapete che io sono contraria a tutti quelli che... ma il set è bello solo se ci sono quelle di prima gen. No, non è vero. Smettete di darvi lo J'adore nel sedere perché non siete nessuno. Sinceramente ci sono dei bellissimi Pokémon anche in altre generazioni, però oggettivamente questa carta è bellissima. Cioè, è Squirtle che si lava nel giardino, tipo, no, non è un giardino, è tipo un balcone, una veranda, e ci sono i pigi che vengono schizzati, ed è la stessa casa del Charmander, poi a fine live ve li faccio vedere tutti e due. Spero di trovare anche Bulbasaur, ragazzi. Che bello, Squirtle! E Buffaland, ma va via. Squirtle! Sono così felice! Che culo, ragazzi! Meltan, vedete qua? Oddio, è una terra... Galvantula, yeah! Oh, allora, queste sono molto belle. Sapete che odio le ex, ma queste con tutti i bordi dorati, rosa, molto carina. Molto carina questa. Sì, queste sono le uniche ex che accetto. Mi sembra anche che le abbiano migliorate le Terra Crystal. Oh, bella! Oh, raga! Iniziato insultando il box. Mamma mia, si sta sbombazzando. Anche perché, ribadisco, se trovo anche la... Dai, speriamo di trovare anche la Special Art Rare. Forse qui c'è qualcosa, ragazzi. Forse qui c'è qualcosa. Meditite. Clink. Turtonator. Impidimpi. Electivire. Giraccio. Oh, sto box ci tiene sulle spine. Lapras. Coraidon Reverse, Veluza Reverse, oh, un ex. Ti odio. Oh, ma veramente, sto box è o win o horror. Belli lui e Garganacle, proprio quello che volevo. Mortacci de Melmetal. Andiamo avanti, adesso è una pull dietro l'altra, ragazzi. Comunque li devono mischiare i box. Cioè, scusatemi, ma non è possibile che le pull siano tutte in fondo. Non capisco se è una normale o qualcosa di più speziato. Coraidon, Togedemaru, Veluza, Slowpoke Reverse, Rupee Reverse e Lapras! Un'altra di queste belline, tutte sbrilluccichine. Bene. Beh, le ex dovrei averle finite. Adesso manca la secret, manca almeno un'altra art rare, se non di più. Raga, come un pugno nell'occhio in rosa. Grivod, Joltik, Toadskull, Chinchou, Eldegoss, Rhea, Azumarill, Cristallo del cuore di Sailor Moon. Che schifo. Oh! No! Raga, è l'art rare che non mi piace. Eccolo qua. Allora, questa art rare, tutti dicono meravigliosa, incredibile. Io non capisco niente. Cioè, non è fatta bene, mi dispiace. È troppo nebulosa. A me non piace, ragazzi. Comunque, doppia pull in un pacchetto. A me proprio non piace questa, ragazzi. Ecco, questa ve la devo dire, non è una bella art rare. Sotto abbiamo Furia Tonante. Cioè, proprio, vedete? Ok l'effetto, ma devi lavorare un pochino meglio sulla figura del Pokémon. Cioè, l'effetto è che lui è in mezzo alla neve. Oh, veramente, sto box, una gioia, un dolore. Una gioia, un dolore. Vabbè, è un art rare, me la porto a casa. Carnivine, sì, qui c'è qualcosa. Reshiram.
Lumineon, Marowak arrabbiato, io sono arrabbiata, Marowak, Grivar, Carracosta, Holo Reverse e Medicham EX, un'altra EX. Dov'è la mia secret? C'è il bordo arcobaleno. Spero sia una full art secret Terra Crystal, che sono quelle più belline. Riolu, Lechonk, è felicissimo di vedere il suo funghetto. Bellino questo Lechonk. Varum invece non è mai bellino. Lilip, Toadscruel, Algaro, Mien Shao, Celebi Reverse, Baccayapa Reverse. Oh, eccola! Raga, abbiamo la secret. Ok, adesso sono tranquilla. Allora, è una secret terra cristallizzata, perché si vede il bordo arcobaleno. Ci sono Lapras, Terrapagos, Cinderace, Galvantula e chi c'è ancora? Perché non sono tante, eh? Ci sono queste. Queste full art, vedete, ci sono le due stelline. C'è il Gabibbo. No, il Gabibbo non è terra cristallizzato. Il frutto. Cos'è il frutto? Vabbè, vediamo, dai, speriamo sia qualcuno di bello. Bello Galvantula! Bellino un sacco, raga, sono contenta. È una bella secret. Almeno se dovevo beccare secret normale e non... cioè, secret, se dovevo beccare fuori serie, scusate, normale, e non beccare quella speciale, mi va benissimo averla beccata Terra Crystal, perché purtroppo ci sono anche le full art non Terra Crystal. Molto bellina. Sono molto contenta. Certo, era meglio beccare la fuori serie, che purtroppo in questo box non abbiamo trovato. Ragazzi, adesso manca un pacchetto, ma... ultimo pacchetto fuori serie? Non credo. E adesso sì, bisogna vedere, però adesso la pull è giusta. Perché siamo a 13. Mamma mia, oh, all'ultimo. Ultimo pacchetto, ragazzi. Peccato la mancanza della fuoriserie. Oh, magari c'è una magia in quest'ultimo pacchetto. Chi lo sa? Ultima energia, acqua. Dai, Bulbasaur. Bulbasaur! Allora. Merrill. Ci vuole una magia, raga. Gossifleur. Non so, mi sa che c'è una holo. Electabuzz. Comfy. Celebi. Electivire. Jirachi. Eevee Reverse. Electabuzz Reverse. E Noctowl. Ok. Recapino finale di tutte le pull. Che dire del box? Poteva andare meglio, sì. Non ho trovato purtroppo la, diciamo, la secret più speciale, quindi la dorata o la super art rare. Ma diciamo che abbiamo trovato una certa illustration rare a cui puntavo, che me lo fa gradire. Allora, ex normali, Venusaur, Medicham, Garganacle e Melmetal, Extra Crystal, Lapras, Galvantula. Poi partono le Ace Spec, Cristallo Scintillante e Bomba Deluxe, le Art Rare, Tartonator, Crabominable e soprattutto lo Squirtle. Guarda che carino! Yes, Squirtle! Purtroppo abbiamo trovato un solo trainer full art, che è Algaro. Bleh! E poi abbiamo la fuoriserie garantita, che è Galvantula. Tutto carino con la sua bella corona prismatica di... come si chiamano queste? Cos'è? La Terra... non lo so, non mi ricordo che tipo è. Il tipo di Terrapagos. Purtroppo niente Terrapagos. Avrei voluto tanto pullare Terrapagos, ma non mi lamento, c'è lui. E niente, ragazzi, io vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo set, perché non credo che aprirò... tipo astrale, esatto. Questa è la Terra Astrale, credo. Non credo che pullerò ancora di questo set, sono contenta così. Il Bulbasaur, il Meditite e il Gulpin li cercherò di comprare singoli, magari alle fiere, adesso vediamo. Ci rivediamo sicuramente con un box della prossima espansione, che è Sizzling Spark in inglese. In italiano non so ancora come si chiama, quella dove ci sono Latios e Latias, anche quella è molto carina.
e poi aspettiamo il set speciale di gennaio e speriamo che sia una bella bomba. Vi saluto ragazzi, grazie mille per essere stati con me, mettiamo Squirtle davanti e buona fortuna anche a voi nel caso in cui incappiate in questo video e stiate spacchettando anche voi Pokémon. Ciao!